primo riconoscimento va ad una categoria che ogni giorno riesce a penetrare il buio degli attacchi e delle censure per diffondere attraverso la rete squarci di luce sotto forma di notizie. L'unica fonte di informazione oggi credibile è il web. Perciò il premio Agenda Rossa all'informazione su internet va a Claudio Messora. Grazie, buongiorno, sono onorato di aprire questo ciclo di discorsi che mi auguro siano interessanti. Sono stato chiamato perché rappresento il web, questa categoria che 30 milioni di italiani ignorano perché hanno paura del mouse, cioè di un topo, e si perdono il gusto di accedere alla più grande rivoluzione culturale che negli ultimi 20 anni ha attraversato il mondo civilizzato. Ci sarebbe bisogno di un po' di alfabetizzazione informatica, ci sarebbe bisogno anche di riconoscere la banda larga, cioè la possibilità per i dati di arrivare nelle vostre case, di transitare con sufficiente capienza, un diritto universale, un diritto fondamentale dell'uomo, cosa che potrebbe sembrarvi strano visto che vivete in Italia, ma all'estero è un fatto assodato, cioè ci sono paesi dell'Europa, a cominciare dalla Finlandia, che hanno appena dichiarato la banda larga un diritto per tutti quanti, si accodano anche la Germania, la Spagna, la Francia, e con connessioni significativamente ampie, cose come 100 megabit al secondo, un collegamento in fibra ottica che arriva a 10 megabit al secondo ed è eccezionale, mentre le vostre ADSL sì, possono arrivare a scaricare dati insomma in maniera significativa, ma mai così velocemente. Quindi è l'augurio che i ragazzi che sono qua possano cogliere appieno la potenzialità che la rete in questo momento sta offrendo. E qual è questa potenzialità? Quella di poter arrivare a tutti indiscriminatamente, senza censure, senza nessun tipo di filtro. La televisione ormai sappiamo che non ha più facoltà, tre reti sono ovviamente di proprietà di un solo soggetto istituzionale, le altre tre reti in quanto istituzionale vengono in qualche maniera, si subiscono l'influenza dello stesso soggetto, quindi la pluralità dell'informazione che è alla base di qualsiasi democrazia, perché non c'è democrazia se non siete informati correttamente sulle vostre scelte di voto, su questo saremo d'accordo, no? Cioè come fate ad andare a votare se non sapete che quello che vi hanno spiegato è vero? Voterete in maniera magari artificiosa e condizionata. Il web consente davvero ancora, non si sa per quanto, perché qualcuno di voi saprà che recentemente c'è stato un'attività normativa che è intesa a limitare le potenzialità della rete, che non ha uguali in tutto il mondo civilizzato, e purtroppo ahimè è stato soltanto la punta di diamante, cioè il punto di arrivo di una serie di interventi a gamba tesa nei confronti della rete, che sono stati ben 8 in 2 anni, perché da quando l'ultimo governo è salito in carica, comunque anche prima col precedente governo di centrosinistra, ci sono stati disegni di legge ad opera dell'onorevole Carlucci, disegni di legge ad opera di D'Alia, Barbareschi si è espresso pure, non poteva evitare di dire la sua, fino ad arrivare al famigerato decreto Romani che è appena passato. Che cos'è? Ve la fanno passare come un'acquisizione di una normativa europea, no? La comunità europea dice, va bene, voi stati membri siete tenuti a implementare la direttiva AVMS, Audiovisual Media Services. Peccato che la normativa europea stabilisse con estrema chiarezza che da questa regolamentazione erano esclusi i siti internet privati e i grossi portali di condivisione video. Che cosa significa? I siti internet privati, i blog e i portali di condivisione YouTube e affini, che permettono di caricare dei video e renderli disponibili a tutta la comunità. Cioè nella direttiva era proprio scritto, grosso così, uno Stato membro che non avesse voglia di starci a perdere tempo, non avesse tempo o magari non fosse competente in materia, si sarebbe limitato ad implementare la normativa che era obbligatorio implementare, riportando testualmente le parole. Beh, quello che è stato fatto in Italia invece è immediatamente togliere, epurare il testo della parte che si riferiva al web, ai siti internet privati, ai grossi portali di condivisione, in maniera tale che il rischio era che qualsiasi
sito internet di privati, i blog, poi ci sono i blog, grossi blog di informazione che ovviamente intervistano i politici, intervistano le persone importanti, ma ci sono anche i blog privati che caricano i filmini delle vacanze, le chiacchiere fra amici, le canzoncine, così. Beh, pensate che qualsiasi video caricato in un portale su YouTube o su un blog avrebbe dovuto sottostare alla stessa normativa di una televisione tradizionale, cioè sarebbe a tutti gli effetti dovuto diventare un editore televisivo con un palinsesto, con la richiesta di un'autorizzazione formale da farsi all'Agicom, mi pare, e quindi con tutta una serie di burocrazie da espletare. Ecco, questa è un'attività di limitazione di una tecnologia, uno strumento formidabile per la crescita della cultura personale. Non esiste un paese civilizzato, ovviamente a parte la Cina, nel mondo dove una simile restrizione è mai stata pensata per essere applicata al web. Ma non solo, il decreto Romani si spingeva addirittura oltre. Ovviamente le finalità di questo decreto Romani non ve le devo spiegare, nel senso che sono intuibili, no? Esiste un mercato televisivo in mano agli stessi soggetti che legiferano e che hanno tutto l'interesse a limitare la crescita del web per due ordini di motivi. Il primo, che non ha niente a che fare con la politica, ma un ordine economico, ovvero la pubblicità che sta sempre più transitando nel web deve rimanere nelle loro mani, Publitalia, eccetera, eccetera. Il secondo, un ordine di potere, no? Cioè, se io controllo l'informazione, controllo le menti, dico alle persone cosa devono credere, conseguentemente manterrò il potere più a lungo. Il web fa paura e quindi cerchiamo di imporre delle leggi sempre diverse, in decreti che in disegni di legge che non c'entrano nulla, perché tu mi devi spiegare perché devi normare il web sul decreto intercettazioni, sul DDL di sicurezza, in cose che non hanno niente a che fare con qualcosa di specifico sulla rete per la quale bisognerebbe essere esperti, mentre incidentalmente il Presidente del Consiglio ha dichiarato che non sa neanche usare Google, deve chiedere alla sua segretaria, no? Siamo ovviamente governati da persone che legiferano su qualcosa di cui non conoscono minimamente la valenza, il significato, le elementari regole di base. Beh, il decreto Romani si spingeva anche oltre, diceva che le dirette streaming sarebbero dovute essere vietate o sottoposte a regolamentazione. Questa che stiamo facendo in questo momento è una diretta streaming. Famosissimi giornalisti americani qualche anno fa dicevano che una democrazia non ha bisogno di informazione corretta, puntuale, per quelle cose ci sono le notizie ANSA, ci sono le agenzie. Una democrazia vive di dibattito, cioè vive di parlare, parlarsi fra le persone, confrontando opinioni diverse, anche con scontri acerrimi. Questa è la democrazia. Quindi la rete deve agevolare questo meccanismo. Si cerca di condannare uno strumento, di renderlo inviso e di far percepire il fatto che sia uno strumento pericoloso per toglierlo dalle scatole, togliere un potenziale concorrente. Bene, contro il decreto Romani la rete si è attivata, io e un altro blog, Renzo Di Frenna, abbiamo organizzato una manifestazione di protesta davanti all'ambasciata americana con un cartellone con scritto Mr. President, help the internet in Italy. Perché? Perché Obama, non certo perché siamo così ingenui da pensare che lui alla fine ci risponda o comunque che sia il paladino della rete de facto, cioè, però almeno formalmente un'istituzione vive di forme, è lo Stato che sta difendendo la possibilità di continuare a informarsi, difendendo la rete come fonte di informazione parallela, valida, come alternativa alla censura per la difesa dei diritti dell'uomo. Ovviamente non credo che Romani abbia cambiato idea per questa cosa. Credo che magari possa avere contribuito perché la rete ne ha parlato tantissimo. E comunque il decreto è stato leggermente modificato, è stato approvato qualche giorno fa ed è stato modificato nel senso che è stato reintrodotto il testo originario della Comunità Europea che diceva i siti internet privati sono esclusi, così come le piattaforme di condivisione. Non è molto chiaro perché volutamente si lascia aperta l'interpretazione in maniera che poi un giorno o l'altro un magistrato possa comunque intervenire o ci sia spazio per gli avvocati eventualmente per togliere di mezzo siti scomodi, però perlomeno è stato reso molto più difficile da interpretare in questo senso. Va bene, la rete è questo, io mi auguro che specialmente i più giovani vogliano approfittare di queste tecnologie e mi auguro che vogliano lottare per la difesa di quello che è in questo momento non solo la più grossa rivoluzione culturale, ma la più grossa possibilità offerta dal presente per garantire un futuro a voi stessi e ai vostri figli. Grazie.